Carissime amiche e carissimi amici, buonanotte dal vostro giocherellone, ragazze e ragazzi. E il giocherellone è tornato stasera e vi vuole far vedere che cosa, ragazzi? Il famoso, il famosissimo, l'incredibile Indiana Jones e il mistero di Atlantide. Qui ovviamente visto in, cioè letto in formato italiano, ovvero in lingua italiana, mentre invece per quanto riguarda le voci sono totalmente in inglese. Eravamo arrivati a fare la seduta spiritica con i Monsieur Trottier. Monsieur Trottier, che è il famoso amico di Mirko, pensate un pochettino, di Mirko Papella, il nostro papellone, ovviamente il nostro papellone, il nostro amico incredibile. E quindi avevamo fatto vestire praticamente la nostra carissima aiutante, assistente, collaboratrice, collega, al fine di ovviamente convincere il Monsieur Trottier a dirci qualcosa di più su Atlantide. Va bene, vedete, va bene Trottier, è tutto tuo, tienilo occupato, voglio provare una cosa, sei sicura che funzionerà? Quindi dobbiamo cercare di coinvolgere il Monsieur Trottier, ragazzi, l'amico di Mirko Papella. Beh ragazzi, vediamo un pochettino quindi se siete tutti quanti ovviamente pronti col papellone praticamente da fuori. Col papellone quindi da fuori iniziamo, ragazzi. Eravamo arrivati praticamente a questa parte qua, le voci sono appunto in inglese mentre il testo è in italiano. Va bene Trotti, è tutto tu, vediamo un pochettino. Ok, Trotti, is all yours. Possiamo. Oh, Monsieur Trottier, I am so pleased to meet such an expert antiquarian at long last. Madame flatters me. It is I who am pleased to meet you. Now then. Allora ragazzi, come sapete in Indiana Jones e il mistero di Atlantide lavoriamo in team, ovvero con la mitica, ovviamente nostra, diciamo, ex, diciamo, collega di studi archeologici. Possiamo quindi usare lei o Indiana Jones per arrivare a risolvere alcuni enigmi. A volte dobbiamo lavorare insieme, altre volte dobbiamo scegliere una delle due vie. Io in realtà ho scelto la via della collaborazione. Infatti in una parte dell'avventura, quando siamo all'interno del mitico college, possiamo praticamente scegliere se fare un'avventura più d'azione o un'avventura più, diciamo, logica in solitario, o addirittura un'avventura in team con la nostra praticamente incredibile amica. Va bene, avete qualche bel manufatto per me? Possiamo chiedere, ovviamente noi adesso utilizziamo lei, un simbolo di potere per illuminare i miei pensieri, Nurbab Sal, che praticamente sarebbe questa specie di spirito guida di Atlantide, chiede una prova della vostra sincerità, vediamo. Nurbab Sal demands proof of your sincere belief. Well, I have this stone key from the lost city. It should prove my word to Monsieur Sal. Very good indeed. Now let's begin our communion with that great spirit. One moment, madame. We've never met before. You could be an imposter. If you really have psychic powers, tell me. Why was I taking a stroll when I first met Dr. Jones? How should I know? Read my mind, or read Dr. Jones' minds if you prefer. I told him everything. Let me think. Allora, ve l'avevo consigliato il vostro oroscopo, ve l'ha detto i tarocchi, ve l'aveva consigliata la vostra numerologia, l'aveva detto il libro dei diversivi. Ebbè, ragazzi, qui in realtà non sappiamo come rispondere. Vediamo un pochettino. Your horoscope told you to. Aha, that is intriguing. What is my greatest fear? Ebbè ragazzi, quindi dobbiamo ricordare il perché ovviamente Indiana Jones si è incontrato con Trottier e il dialogo che hanno avuto nel passato. Avete paura delle spie naziste, avete paura della concorrenza, avete paura di vostra moglie, paura degli impostori. You fear fakers. Well, 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 fascinating. What is my greatest need? Avete bisogno di un consigliere spirituale, avete bisogno della verità, avete bisogno di denaro, non avete bisogno di niente. You need the truth. Very inspirational. Now then, how many fingers am I holding up behind my back? What kind of stupid question is that? The answer depends on pure chance. Not if you're truly psychic. Don't worry, I won't cheat. How many fingers? Well, all I can do is try a wild guess. Ebbè ragazzi, 1, 2, 3, 4, 5. 5. I'm very disappointed, madame. You have failed my little test. Allora, non riesco a concentrarmi. Oh, I just can't concentrate. Too bad. Another time, perhaps.
Au revoir. Ragazzi, buonasera, Ortiz se ne va. Penso di non aver superato il test. Whoops, forse dovremmo fare a modo tuo. Maybe we should have done it your way. I'll say, I'm taking control of this team. Perfetto, ragazzi, quindi possiamo parlare con Sofia. I'm sorry, Indy. Bella mossa, Madame Medium. Mamma mia, è duro guadagnarsi a vivere come Medium. Non funziona, andiamoci. Cosa facciamo adesso? Gee, it's tough to make a living as a psychic. I can't help it. Sometimes my spirit guide just doesn't show up. Ragazzi, vediamo cosa c'è. Vediamo un po' il copriletto. There must be a sheet under here. Quindi apriamo. Doesn't seem to open. Tiriamo. I can't move it. Usa. Now is not the time. Ah, ecco qua, perfetto, ragazzi. Abbiamo preso il lenzuolo. It's a bed sheet. Perfetto, vediamo un pochettino se qui sotto c'è qualche altra cosa. It's a fuse box. Ok, apriamo. It's the main power switch for the room. Quindi premiamo l'interruttore. Ed è tutto buio. Se facciamo usa il lenzuolo. Now is not the time. Ragazzi, premiamo ovviamente l'interruttore. Vediamo un pochettino, eh. Quindi possiamo... vediamo la credenza. E c'è una torcia, quindi raccogliamo la torcia. Quindi usa la torcia. I don't need it now. Vediamo qua, se io premo l'interruttore. Quindi uso la torcia. Perfetto. Neat. Woof woof. Indy? It's Jumbo, king of the circus. What do you think you're doing? And here's Nurab Sal. Stop that this instant. Ma in realtà questo Sorry. È il coniglio di... Now get out there and find Trottier. Okay. In realtà quello, ragazzi, era il coniglio di... come si chiama? Sam e Max. Usa il lenzuolo. Now is not the time. Perfetto, ragazzi. In realtà dovremmo premere qualche altra cosa. Premiamo l'interruttore. E accendiamo la luce, vediamo se c'è qualche altra cosa. Esaminiamo la credenza. It's empty. Allora, qua c'è un vaso, qua c'è una che no, qua non identifica niente. Abbiamo preso il lenzuolo. Perfetto, ragazzi, abbiamo preso tutto quello che ci serve per spaventare Monathier Trotti. Monathier Trotti è oltretutto un personaggio che adora il mitico Mirko Papella. E dobbiamo riprendere Monathier Trotti, ragazzi. Monathier Trotti, dove si trova? Dove si trova Monathier Trotti? Aspettiamo Monathier Trotti. Just a moment, monsieur. Well, hello again, Dr. Jones. How can I help you? Madame Sofia vuole fare un'altra seduta spiritica. Cosa ne dite se ci mettiamo in contatto con gli spiriti? Una bella serata, buona passeggiata. Madame Sofia wants another seance. Well, she's a charming woman. So I'll do it. Please lead the way. Ragazzi, Monathier Trotti ha praticamente una grande alle spalle larghe. Guardate qua. Have a seat, Monsieur Trottier. Is he here? Va bene, Trotti, tu tienilo occupato. Voglio provare una cosa. Keep busy. I'm going to try something. All right then. Give me a minute while I set him up. Quindi Sofia va a intrattenere Monathier Trotti. Thank you for giving me another opportunity, monsieur. Do you still have the key? Yes, here it is. Ed ecco qua, intanto che... Quindi premiamo praticamente, ragazzi, la luce. The lights, what happened to the lights? I think Nurab Sal is trying to signal us. Perfetto, usiamo il lenzuolo. Vedete, e usiamo la torcia. Ed eccoci qua. Is he trying to scare me by wearing that sheet on his head? Dr. Jones, if you please. Ragazzi, che dobbiamo fare? It's the main power switch for the room. I'll turn off the buzz. The lights are on again. Nurab Sal works his ways in shrouded mystery. Allora, parliamo con Sofia. A moment of Madame Sophia's time. Please excuse me, monsieur. Of course. Yes, what's up?
Allora, non ho più idee, fai... I'm out of ideas, so I'm letting you take over. It's about time you acknowledge the power of Nerad Sal. Vediamo, vediamo, ragazzi. In realtà mi servirebbe qualche cosa. Cominciamo di nuovo. Sorry about the interruption. Let's start again. One moment, madame. We've never met before. You could be an imposter. If you really have psychic powers, tell me. Why was I taking a stroll when I first met Dr. Jones? Vabbè, questa risposta lo sappiamo. L'abbiamo... Read my mind or read Dr. Jones' minds if you prefer. I told him everything. Let me think. Ok. Your horoscope told you to. Ah, most interesting. What is my greatest fear? Vabbè, gli impostori, abbiamo detto. You fear fakers. Very inspirational. What is my greatest need? La verità. You need the truth. Very inspirational. Now then, how many fingers am I holding up behind my back? Beh, ragazzi, diciamo questa volta 4. 4. I'm very disappointed, madame. You have failed my little test. Please excuse me for just a moment. Of course, madame. Vediamo, ragazzi, se riusciamo a risolvere. Allora, sembra che stasera ci sia uno dei problemi. Non so cosa fare, Indy. Pensaci tu, conosci la risposta a questo stupido test? Do you know the answers to his ridiculous test? Sorry, I can't remember a thing. Want me to take over? Vabbè. No, I'll try again. Ragazzi, ci servirebbe, secondo me, uno specchio, forse. Uno specchio in modo tale che Sofia possa vedere il numero delle dita. Allora, cominciamo di nuovo. Sorry about the interruption. Let's start again. Please, madame, first my test. Why was I taking a stroll when I first met Dr. Jones? Vabbè, ragazzi, ve l'ho detto. L'oroscopo... Your horoscope told you to. Well, well, well. Fascinating. What is my greatest fear? Allora, ovviamente, gli impostori. You fear fakers. Well, well, well. Fascinating. What is my greatest need? Ovviamente la verità. You need the truth. Very inspirational. Now then, how many fingers am I holding up behind my back? Vediamo, ragazzi, io farei una cosa, farei un salvataggio, perché non si sa mai, il nuovo salvataggio, e chiamiamo questo salvataggio dita. Perfetto, abbiamo salvato e quindi facciamo 3. Perfetto, ragazzi, a questo punto carichiamo e facciamo ovviamente dita e facciamo 2 in questo caso. Vediamo un pochettino di fare 2. Ragazzi, allora facciamo ovviamente 1. Facciamo ovviamente 1. I'm very disappointed, madame. Ragazzi, allora quale sarà? Quale sarà? Facciamo in questo caso 5. Facciamo 5, ovviamente. 5. I'm very disappointed, ragazzi, non si madame. Può, non si può praticamente, perché se io vado a fare, praticamente notate, praticamente questo provato a fare carica a dita, facciamo 4. 4. No, ragazzi, non è possibile, perché non è possibile, perché in realtà non possiamo indovinare. Vedete, ragazzi, non possiamo indovinare, quindi in questo caso dobbiamo, secondo me, o usiamo la soluzione o purtroppo, diciamo, ci troviamo in situazioni molto particolari. Vi prego, scusarmi solo per un momento, poi non riesco a concentrarmi. I'm afraid Nerad Sal is temperamental tonight. Too bad. Another time, perhaps. Ah, Monasier Trottier se ne va, ragazzi. Monasier Trottier se ne va. Maybe we should have done it your way. I'll say, I'm taking control of this team. Perfetto, allora noi dobbiamo forse, diciamo, andarcene e dobbiamo trovare qualche altra cosa, ragazzi, secondo me, per andare a prendere Usa Sofia. I'm sorry, Indy. What do we do now? Let's try again. Però non ricordo adesso come cambiare personaggio. Listen. What more can I say? Vediamo.
This isn't working. Let's move on. Okay. We could talk to a collector in Algiers who might know something. Omar Al-Jabbar. Get a cab and I'll join you. Perfetto. Quindi ovviamente ce ne andiamo ad Algeri, ragazzi. Mona si trotti, per il momento lo parcheggiamo. I better put the flashlight back. E beh, la torcia la metti a posto e ti porti anche il lenzuolo. I better put the sheet back. Perfetto, e ce ne andiamo, ragazzi. Poi eventualmente potremmo fare qualche cosa, quindi ci prendiamo il taxi. Wait for me! Aspetta, ecco Sofia che si è messa in tuta da combattimento. Andiamo ad Algeri, quindi abbiamo queste due locazioni da dover visitare. Ed eccoci qua, ragazzi, ovviamente qui potete notare una scena forse un po' simile. Hello there. Ah, è Prosperous American. Allora, mai sentito parlare di Atlantide, buonuomo? Sai dove trovare Omar Al-Jabbar? Cosa stai facendo sulla strada? Scusate il disturbo, vediamo. You ever hear of Atlantis, old man? Atlantis? Atlantis. No. No, sai dove trovare Omar Al-Jabbar? You know where to find Omar Al-Jabbar? Omar is one of my best customers. His shop is on the other side of the marketplace. What are you doing here on the streets? I'm a beggar, Effendi. It is my job to be here. Today I'm offering a discount. Give me food and I'll give you a free gift. Now let me get back to work, please. Vabbè, ragazzi, lui fa il lavoro del mendicante. Qui sopra c'è un cartello, vediamo un po'. It says aerial views, one flight up. Perfetto, vediamo se possiamo raccogliere il cartello. E ce ne andiamo ovviamente verso il tetto. Vediamo Indiana Jones che sale verso il tetto e vediamo un pochettino cosa potrà ovviamente vedere da lassù. Forse Mirko Papella, ragazzi. E c'è l'uomo della mongolfiera. Hello there. If you have ticket, you see signs. If not, you don't. Il signor biglietto posso salire, quindi forse. It's a fine example of Algerian know-how. Perfetto, ragazzi, ce ne andiamo praticamente qui sotto perché non abbiamo il biglietto. Vediamo un pochettino di parlare di nuovo col mendicante. Qui ci sono delle persone, qui ci sono ovviamente un lanciatore di spade. Vediamo. Hello there. Back again, eh? How's business? I've seen worse. Today I'm offering a discount. Give me food and I'll give you a free gift. Now let me get back to work, please. Perfetto, gli dobbiamo dare del cibo. Vediamo i cittadini. I don't want to disturb them. They look kind of busy. Perfetto, qui c'è qualche altra cosa. Vediamo un pochettino. C'è forse un lanciatore di spade. Eccolo qua. Excuse me. Yes? Sai dove trovare Omar Al-Jabbar? Bei coltelli, mi hai sentito parlare di Atlantide? Scusa il disturbo. Chiediamo di Omar. Do you know where to find Omar Al-Jabbar? He has a shop nearby, behind the marketplace. Ah, bei coltelli. Nice knives. Yes, they were a gift from my father, the greatest knife thrower in North Africa. I'm trying to follow his example. But alas, no one will volunteer to be my assistant since the accident. Sorry to bother you. No bother. I just wish the volunteer would step forward to assist me. Ok, quindi vuole il volontario. Excuse me. Yes. I'd make a wonderful assistant. It's refreshing to see such spirit, but my assistant must be a woman. Show business, you know. Ragazzi, dobbiamo dire la verità, l'assistente donna, perché ovviamente voi sapete ad Algeri vive un forte patriarcato, ovvero comandano i maschi. Parliamo con Sofia. Listen. What? Ah, l'Algeria. Cosa facciamo adesso? Penso che dovresti assistere il lanciatore di coltelli. Ah, Algeria. I think you should volunteer to help the knife thrower. No, you don't, Jones. Ti prego, è perfettamente sicuro. Fallo e ti farò indossare il mio cappello. Pensa ai risvolti sui rapporti internazionali. Ah, ho capito, hai paura. Oh, I get it. You're chicken. Well, cock-a-doodle-doo. I'll never volunteer. So where's your sense of adventure? Ragazzi, convinciamo Sofia. Excuse me. What? Come on, assist the guy, will ya? Nope, nope, nope.
Ti prego, è perfettamente sicuro, fallo e ti farò indossare il mio cappello. Pensa ai risvolti sui rapporti internazionali, vai. Think about the effect on international relations. I'm thinking about the effect on my health. The man's desperate. He needs your help. Is this your idea of a friendly nudge? Ti prego, perfettamente sicuro. Please, it's perfectly safe. You never give up, do you? I just think you should learn something about the local culture, up close. You call this cultural? I don't know, those knives look dangerous. Vabbè, spingiamo Sofia. Oof. Look here, ladies and gentlemen, a volunteer. But... Now, my dear, there's nothing to be afraid of. But... Just walk over to the board, now. Mamma mia ragazzi, attenzione. Uno, due, tre. Incredibile. Thank you for your brave assistance, my dear. Allow me to express my gratitude by giving you this souvenir knife. Perfetto. E quindi ci ha dato il coltello. Here, take this knife before I use it on you. Perfetto, ragazzi, abbiamo preso il coltello. It's a sharp bloodstained knife. Ah, addirittura macchiato di sangue, andiamo bene. Perfetto, abbiamo detto che Omar ha praticamente il negozio in città. They're a happy bunch. Grande gente, allegrissima. Vediamo un pochettino questo venditore. Excuse me. Yes? Sa dove posso trovare Omar al-Jabbar? Cosa c'è di buono oggi? What looks good today? Today we have a special squab on a stick, only 20 dinars. Ah, accetti moneta americana? You accept US currency? Sorry, no. Un piccioncino sarebbe l'ideale. A squab would sure hit the spot. 20 dinars, effendi. Ma non ho 20 dinari. But I don't have 20 dinars. Then you don't get squab. Allora niente piccioncino. Parliamo ancora con lui. Excuse me. Yes? You know where to find Omar al-Jabbar? Omar, he's pitifully excused for a shop is down the alley here. Ok. I could really use some squab. 20 dinars, effetti. Se sicuro non accetti moneta americana, forse potremmo fare un affare. Maybe we can make a deal. What kind of deal? Ti darò questo stupendo coltello in cambio, la mia giacca di pelle per un piccioncino, ci penserò più, diamo il coltello. I'll trade this beautiful knife for a squab. I already have several of those knives. The knife thrower has notoriously bad aim. Un'altra offerta. I've got another offer. Make it. I'll give you my fine leather jacket for a squab. In this heat, don't be absurd. Don't go away, I'll get back to you. Ok ragazzi, ci serve il piccioncino, c'è qualche altra cosa. Vediamo, andiamo verso le strade della città. We'd better not go out there, we'll just get lost. Beh ragazzi, Algeri è molto particolare. Andiamo verso il vicolo, come ci ha detto il signore. Vediamo un pochettino, ci sono ovviamente le persone. Va bene, ce ne scendiamo di qua. Ed eccoci qua, vediamo artifact, souvenirs, vediamo un pochettino. Pots. Guardate questa maschera. Funny, looks like that ghost we saw in your study. That ghost was Nurab Sal. Perfetto, ragazzi, raccogliamo la maschera. Esaminiamo. This thing is spooky. Parliamo con Omar, forse. Excuse me. What can I do for you, Effendi? Allora, sei tu il signor Omar al-Jabbar? E mai sei trattato antichità di Atlantide quanto per questa maschera? How much for the mask? You can take the worthless thing. It's scaring away my best customers. Perfetto, abbiamo avuto la maschera, parliamo col Excuse signore. Me again. Yes. Ad eccoci qua, ragazzi. Are you Mr. Omar al-Jabbar? I am but a humble shopkeeper. My name is unimportant. Hai mai trattato antichità di Atlantide? Do you ever deal in antiquities from Atlantis? Maybe I do, maybe I don't. Many a fool dreams of the Lost Kingdom. How may I know your intentions are serious? Ho una laurea, ti basta. Non credo di afferrare il significato, non credo di possedere qualcosa che ti possa convincere. I don't think I've got anything that would convince you. Not unless you possess one of the stone keys that open the gates. Abbiamo capito tutto. Va bene, ragazzi, abbiamo capito tutto. Vediamo se c'è qualche altra cosa.
It all looks pretty worthless. Vediamo un pochettino assortimento. Vabbè, Indiana Jones dice lui. It says drink Elliot's rose water in Arabic. Perfetto, Indiana Jones conosce anche l'arabo. Big pots. Tante terre cotte. Vedete queste terre, le urne. Vediamo un pochettino le urne. Little pots. Raccogli. I don't need them, they're just small pots. Vediamo se c'è qualche altra cosa. Non mi sembra, ragazzi, che ci sia qualche altra cosa. Dobbiamo sicuramente cercare di prendere il piccioncino. C'è qualche cosa qui sopra? No, ragazzi, dobbiamo uscircene. Vabbè, perfetto, possiamo quindi andare praticamente dalla mitica Sofia, parlare con Sofia. Vedete Sofia quanto è bella, con i capelli rossi. Ragazzi, dove vai? Indiana, dove vai? Parla. Excuse me. What? Mi scusi. Do you have any dinars? No. Mamma mia. What do we do now? We need an Atlantean stone disc to show Omar. Maybe we should talk to Trottier again. E parliamo con Monasie tutti, ragazzi. Andiamo. Monasie Trottier. Ragazzi, quindi dobbiamo andare da Monasie Trottier, dal mitico Mirko Papella. Mirko Papella, il ragazzo, voi lo sapete che adora Monasie Trottier. Adora, è proprio amante di Monasie Trottier. Addirittura c'ha l'avatar di Monasie Trottier. Perfetto, ragazzi, ce ne possiamo andare via. Andare via all'aeroporto. Andiamo all'aeroporto e vediamo cosa c'è. Andiamo a Monte Carlo da Monasie Trottier, ragazzi. Monte Carlo, vicino all'Italia. E Monasie Trottier, dove ti trovi? You find Trottier and I'll do the rest. Perfetto, ragazzi, guardate il sedere incredibile di Sofia. Ed ecco Monasie Trottier, la musica cambia quando arriva il Monasie. Just a moment, monsieur. Well, hello again, Dr. Jones. How can I help you? Ecco qua. What do you say we get in touch with the spirits? Begging your pardon, I refuse to be patronized by arrogant fools like you. Ragazzi, Monasie. Just a moment, monsieur. Fermate Monasie, yes? Ragazzi. Monasie tutti, dove vai? Sorry about being so rude. I do not believe your sincerity. Ragazzi, Monasie tutti. Dov'è Monasie tutti, ragazzi? Monasie, che sta succedendo qui? Monasie tutti, ragazzi, qui in Monasie sta succedendo qualcosa di molto brutti, molto brutti, con Monasie tutti. Scusate, Monasie, non mi offendete, signor tutti. Yes? Sorry about being so rude. I do not believe your sincerity. E Monasie. Monsieur Trottier? Yes? Hey, why don't you stop being such a jerk? Well. Ragazzi, Monasie tutti si è arrabbiato. Monasie torna sempre indietro. Torna sempre indietro. Have a nice evening. Ragazzi, Monasie tutti si è arrabbiati e Monasie tutti. E apriamo l'entrata, ragazzi, entriamo nell'entrata e quindi ovviamente possiamo dopo uscire. Is that you, Jones? Sì, sono io. Where's Trottier? I've tried and that fool won't come up here. I hadn't thought about that possibility. Just drop Nurab Sal's name. Perfetto, ragazzi, andiamo ovviamente ad aprire la mitica porta e dobbiamo parlare con Monasie Trottier, quindi dobbiamo per forza riuscire. Ragazzi, dov'è il Monasie Trottier che entra ed esce dappertutto? Ragazzi, dobbiamo cercare il Monasie. Il Monasie da dove arriverà? Il Monasie Trottier, ragazzi, il Monasie Trottier non si vede qui, ci vede tanta gente che cammina. E un tipetto praticamente marroncino, ragazzi, lo riconoscete praticamente subito. Sta per arrivare Monasie. Eccolo qua, ragazzi, è arrivato Monasie tutti da Monte Carlo, e è arrivato, yes. Tutti perfetto. E vabbè, volevo solo farvi sapere che lavoro per Nurab Sal. I just want you to know I work for Nurab Sal. Did you say Nurab Sal? Well, perhaps you're not the buffoon I took you for. Now, excuse me while I consider this. Dove vai? Monsieur Trottier? Well, hello again, Dr. Jones. How can I help you? Perfetto, ragazzi. Madame Sophia wants another seance. Well, she is a charming woman. Ti piacciono le donne, caro Monasie tutti. Please, lead the way. E queste donne ti porteranno alla ribalta, ragazzi. Ovviamente adesso, ovviamente, Sofia, ovviamente, che cosa va a fare? Va incredibilmente. Have a seat, Monsieur Trottier.
Assettata, Trotty. Assettata sulla seggiola. Is he here? Okay, Trotty, he's all yours. Vabbè, ragazzi, in realtà volevo fare un'altra Let's cosa. Let's begin again, shall we? But first, excuse me for a moment. Of course, madame. Can I talk to you, Dr. Jones? Parliamo, Dr. Jones. I don't know what to do, Indy. You take over. If you insist. Go on back to the seance and I'll think of something. Vediamo, ragazzi. All right. Give me a minute while I set him up. Ovviamente, quindi Indiana Jones si preparerà. Thank you for giving me another opportunity, monsieur. Do you still have the key? Yes, here it is. Quindi ovviamente, ragazzi, che cosa facciamo? Raccogliamo il lenzuolo. Perfetto, raccogliamo la torcia. Premiamo l'interruttore. What happened to the lights? I think Nurab Sal is trying to signal us. Quindi andiamo a usare il nostro lenzuolo, usiamo la maschera, usiamo la torcia. Ed eccoci qua, ragazzi. Oh, I feel the presence of Nurab Sal approaching us. Ecco Nurab Sal. Well done, Indy. Ragazzi, ma se tu ti è scappato. È stato bravo. Looks like we have one of the three stones. Let's hope we can find a way to use it. I'll bet Trottier got it from Al-Jabbar. Those two do a lot of business together. Let's head for North Africa and find out if I'm right. Fine, I'll hail a cab while you get changed. Ok, ragazzi, andiamo in Africa. It's a stone disc with solar images carved into it. Immagini solari, quindi ovviamente si riferisce alla astronomia, astrologia. Perfetto. Ce ne possiamo andare, quindi rimetti a posto la torcia, caro Indy, e rimetti a posto anche il lenzuolo, ma rimetti a posto anche le mutande di Monasi, 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 tutti. Che è scappato il Monasi, ragazzi, il Monasi è andato via. Ecco qua, aspettiamo Sofia. Perfetto, andiamo ad Algeri, ragazzi. Pa-para-pa-pa-para. Mirko Papella, dove sei quando porto Indiana Jones? Mircolone, dove sei? Se sei andato, sei al mare. Papella, 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 Papella. Lilla. Beh, ragazzi, avete visto, Papella è anche un personaggio dei Pokémon. Ed eccoci qua, ragazzi. Quindi diamo praticamente la pietra solare a Omar. Excuse me. I think this may interest you. Ah. It is said that three stone discs were needed to open the gates of Atlantis. This looks like one of them. A sunstone, if I'm not mistaken. Mm. Dr. Jones. How do you know who I am? Yeah, how? My dear Miss Hapgood, when you're Omar Al-Jabbar, you know these things. Then you are Al-Jabbar. Yes, a lowly dealer in oddities and trinkets at your service. Let's get down to business, shall we? What do you know about Atlantis? Yes, tell us. Well, somewhere deep in the Atlas Mountains, there's an archaeological dig site. I'm convinced it contains the remains of an Atlantean outpost. A chi appartiene lo scavo? Cosa ti fa pensare che si tratta di Atlantide e dove si trova esattamente? What makes you so sure it's Atlantean? From time to time, scoundrels appear in my shop to trade pieces they stole there. The designs are unmistakable. A chi appartiene lo scavo? Whose dig is it? Europeans. Germans, I believe. Where is it exactly? I'm not exactly sure. I've learned enough to make a rough map, but it's very rough. The problem is, the desert is no place for a civilized man like myself. We'll go. We will? I admire your courage, but you'll never survive the desert. Give up while you still have your lives ahead of you. Non ci arrenderemo mai. We'll never give up. Well then, let it be as God wills it. Come, I'll lend you my map. And a couple of sturdy camels. Perfetto, mappa più cammelli. Io volevo dare anche il piccioncino, praticamente, il mio piccioncino al signore. Andiamo un pochettino.
quindi mappa più cammelli, e dove ci sta portando, ragazzi, con i cammelli. Pochi minuti più tardi, ecco qua, siamo tornati indietro, non ce l'abbiamo fatta, ci siamo persi, siamo morti. Vediamo un pochettino cosa succede. Quindi ci siamo, abbiamo avuto i cammelli, e cosa, poche ore più tardi Indiana Jones e Sofia sono tornati. No, non ci siamo, ragazzi, siamo tornati ma non abbiamo trovato, mi sa, proprio niente. Vediamo un pochettino dopo questa scenetta cosa accade. You've returned alive. Tell me, how was your trip? Bene, ma i cammelli morirono a un chilometro da qui. Fantastico, ma non abbiamo trovato nulla. Ecco qua. Ok, except our camels died a mile out of town. A terrible shame. Those were my last two camels. Perhaps I can make amends in some small way. Do you still have that mask I gave you? Sì, è proprio qui. Perché ti interessa? Yeah, I've got it right here. Why do you ask? I'd like to trade you for it. Cosa mi daresti? What will you give me? That depends. Do you have anything in mind? Make an offer. Well, how about this baseball? It's been autographed by your country's Lou Gehrig. Eh beh, no, grazie, cos'altro hai? No, thanks. Can I see something else? How about this voodoo doll? It was carved from trees in the Black Forest. Ah, perfetto, alla Monkey Island. Well, that doesn't appeal to me. What else have you got? How about this little red wagon? It once belonged to Rudyard Kipling. Che me ne faccio il carrettino? Well, that doesn't appeal to me. What else have you got? How about this yellow yo-yo? It was hand-painted by an Arabian princess. Yo-yo non mi interessa. No, thanks. Can I see something else? How about this beautiful white cane? It was once touched by Queen Victoria. Il bastone bianco. No, thanks. Can I see something else? How about these charming shaded spectacles? With these a man can stare straight at the sun. I don't think that's it. What else can you show me? How about this handsome red fez? No gentleman should be seen without one. Vediamo, ragazzi, non mi sembra. That sounds pretty awful. Have you got anything else? How about this antique brass spittoon? With it a man may spit like a camel in the privacy of his own home. No, ragazzi, non è questo sicuramente. That's not quite what I want. What else have you got? How about this lovely bar of soap? It's 99.94% pure. No, ragazzi, dobbiamo prendere qualche altra cosa. What else have you got? How about this decorative black veil? It goes. Ci serve del cibo, ragazzi. I don't think that's it. What else can you show me? How about this dark red lipstick? No, non è questo. Non è questo. That doesn't appeal to me. What else have you got? How about this yellow scarf? It's a bit dowdy but comfortable. No, non è sicuramente questo. It sounds pretty awful. Have you got anything else? How about these charming ivory earrings? They were carved from the tusks of a prehistoric mammoth. No, non è questo. Però è simpatico sentire tutte le offerte che ci fa. How about this wondrous ebony comb? It was last owned by Mata Hari herself. No, ragazzi, mi tengo questo. I'll just keep what I've got. As you wish, sir. Vediamo, parliamo con Omar. Excuse me again. Yes? I'd like to trade my mask for something else. Do you have anything in mind? Make an offer. Well, how about this wondrous ebony comb? It was no, ragazzi, dobbiamo avere, secondo me, in mente qualche altra cosa. Dobbiamo avere in mente qualche altra cosa. I'll just keep what I've got. As you wish, sir. Perfetto, ragazzi, al momento ce ne dobbiamo uscire, quindi c'è qualche altra cosa da dover fare. Parliamo con lui, col venditore. Forse uno di queste persone ci dirà cosa vuole. Excuse me. Yes? I'd like to make another squab offer. I'm listening. I'll give you this scary mask for a squab. No thanks, it would scare away my best customers.
Hold the squad, I'll be back later. Certainly, Effendi. Vabbè, ragazzi, avete capito che ci deve. Dobbiamo prendere qualcosa. Lui aveva caldo, mi sembra. Lui aveva caldo, forse vuole gli occhiali da sole. Vediamo un pochettino, ragazzi, se possiamo prendere qualche cosa. Dobbiamo cercare di dare praticamente. Vediamo un pochettino. Diamo il coltello a lui. Excuse me. I think this may interest you. Sorry. Not interested in your kind offer, I'm afraid. Perfetto. Excuse me again. Yes? I'd like to trade my mask for something else. Do you have anything in mind? Make an offer. Well, how about this wondrous ebony comb? It was last owned by Mata Hari herself. No, dobbiamo avere qualcosa che lo rinfresca perché ha freddo. I don't think that's it. What else can you show? Cioè, ha caldo. How about this enchanting ruby ring? They say it has the power to cloud men's minds. No, ragazzi, non è questo. No, thanks. Can I see something else? How about this priceless gold buckle? It was a gift to Queen Cleopatra. No, ragazzi, non è questo qua. That's not quite what I want. What else have you got? How about this baseball? It's been autographed by your country's Lou Gehrig. Mi sa che gli servano gli occhiali da sole. That sounds pretty awful. Have you got anything else? How about this voodoo doll? It was carved from trees. No, la bambola voodoo non ci serve. Sicuramente sono, mi sembra, gli occhiali da sole. What else can you show me? How about this little red wagon? It once belonged to Rudyard Kipling. No, ragazzi, nessun carrettino rosso. That's not quite what I want. What else have you got? How about this yellow yo-yo? It was hand painted. No, ragazzi, dobbiamo prendere gli occhiali da sole. No, thanks. Can I see something else? How about this beautiful white cane? It was once touched by Queen Victoria. Non è il bastone bianco. That's not quite what I want. What else have you got? How about these charming shaded spectacles? With these a man can stare straight at the sun. Mi sembra che siano questi. I'll take them. You've made a good exchange, Effendi. Ok, ragazzi, andiamo ovviamente nella parte alta e diamo, parliamo con lui praticamente. Forse con gli occhiali da sole possiamo barattare. Excuse me. Yes? I'd like to make another squab offer. I'm listening. Squab for these spectacles, even Steven. I'm sorry, Effendi, but I cannot make that trade. Although that shade of black fits perfectly in my house. Hold the squab, I'll be back later. Certainly, Effendi. Ragazzi, dobbiamo capire cosa vuole questo qua praticamente. Intanto possiamo anche parlare col lanciatore di coltelli, quindi facciamoci ovviamente il nostro giretto. Sorry, Effendi. One act a day is all my nerves can take. Perfetto, guardiamoci la mappa. The only mark on this map is one big X. E ovviamente andiamo a parlare anche col mendicante. Andiamo col mendicante, cosa possiamo ovviamente trovare. Hello there. Back again, eh? How's business? I've seen worse. Today I'm offering a discount. Give me food and I'll give you a free gift. Perfetto. Now let me get back to work, please. Vabbè, ragazzi, avete capito che ci serve sicuramente capire cosa dobbiamo. Facciamo piccioncino. Cosa dobbiamo ovviamente prefare? Dobbiamo recuperare praticamente un oggetto e poi dargliela a lui. Però in realtà, visto che gli occhiali da sole praticamente non li vuole, dovremmo andare, praticamente dovremmo capire che cosa vuole questa persona. E quindi dobbiamo forse fare dei tentativi, non lo so di preciso. Vabbè, ragazzi, io per il momento mi fermo qui con la live. Vi ringrazio ovviamente per la visione. Dedico sempre questo gioco al famoso Mirko Papella. Excuse e per il resto, ovviamente, ci vediamo domani con altri videogiochi. Ma partiamo ovviamente gli occhiali da sole, però in realtà abbiamo già salvato. Quindi, ragazzi, che dirvi? Vi aspetto ovviamente sui miei canali YouTube e di Twitch. Attivate le varie campanelline, iscrivetevi, fate iscrivere tutti quelli che volete, così più siamo e più ci divertiamo. E oltretutto c'è il canale Telegram e Discord e il grande blog. Grazie mille, ragazzi, per la visione. Buonanotte dal vostro Giocherellone.